in Campania le donne vittime di femminicidio sono già 6 dall'inizio dell'anno, mi sembra già questo un dato impressionante. Si deve operare molto sulla famiglia, si deve operare molto sulla cultura, sulla diffusione della cultura, si deve lavorare perché, insomma, diciamo tra qualche anno, invece di ripetere dati sconfortanti, possiamo dire il paese è cresciuto. Che oggi, dopo tanti anni, si parli ancora di un fenomeno, cioè il fenomeno sia comunque in crescita, nonostante sia un fenomeno sicuramente legato a società di tipo patriarcale, è una cosa per me inconcepibile. Nel 2021, stando ai dati Istat, si è registrato un aumento esponenziale dei casi di violenza contro le donne e, complice la pandemia con il lockdown, c'è stata un'impennata delle richieste di aiuto. Il fenomeno nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne è al centro di dibattiti ed iniziative promosse in diversi luoghi della città. Al Maschio Angioino, nell'antisala dei Baroni, l'occasione per discuterne è offerta dall'esperienza di Casa Fiorinda, un bene sottratto alla camorra e riconvertito in centro di accoglienza per donne e bambini vittime di abusi. La struttura, finanziata dal Comune con i fondi del PONMETRO, è gestita dalla cooperativa sociale Dedalus e garantisce, tra le varie attività, ascolto, supporto, accompagnamento ai servizi e percorsi di inserimento professionale. Ricordiamo un tema che è un tema di tutti i giorni, il tema della violenza, che purtroppo continua ad essere uno dei grandi problemi della nostra società, della violenza contro le donne. Noi dobbiamo essere vicini alle donne vittime di violenza, sostenerle sia dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista materiale. Quindi l'iniziativa, anche l'occasione di ricordare i 10 anni di Casa Fiorinda, è molto importante perché è un esempio virtuoso che dobbiamo cercare in tutti i modi di replicare, sostenendo iniziative di questo genere che aiutano le donne a poter essere più libere, a poter denunciare liberamente e uscire da questa oppressione della violenza maschile che ancora oggi è un tema terribile della nostra società. Questa è una delle iniziative più importanti, quindi sono felice di iniziare con questo festeggiamento. È vero anche però che c'è necessità sicuramente di incrementare tutte le iniziative. Noi adesso attualmente siamo con i centri antiviolenza, tranne Casa Fiorinda, chiusi per mancanza di fondi. Purtroppo la ragione è sempre quella, e quindi il Comune evidentemente ha bisogno comunque di interloquire, questa cosa già è iniziata, cioè con la Regione in particolare. Speriamo di poter invertire la rotta anche grazie, appunto, finalmente ad un'interlocuzione con le altre istituzioni. Alla mattinata hanno preso parte anche consiglieri e consigliere che per la giornata del 25 novembre hanno lanciato un messaggio di solidarietà alle donne vittime di violenza.